Cristo nasce a Gabrovo nel 13 giugno del 1935 in Bulgaria. Finito gli studi nel 1956, si guadagnava da vivere compiendo ritratti. Le sue prime opere, firmate Cristo, sono dipinti astratti e degli impacchettamenti di vari oggetti, bottiglie, bidoni, tavoli. La sua carriera artistica viene condivisa con la compagna Jean-Claude, morta purtroppo nel 2009. Comunque i due sono i maggiori rappresentanti della Land Art e le loro opere sono rappresentate su grande scala. E infatti la passerella di Christou ne è un tipico esempio. La passerella di Christou sul lago di Seo è costituita da 200.000 cubi in polietilene ad alta densità. Ogni metro quadrato pesa circa un quintale. La struttura è larga 16 metri e crea un percorso pedonale di oltre 3 km. Tutta la struttura verrà poi ricoperta da uno speciale tessuto giallo che una volta bagnato diventerà di un arancione particolare. In ogni caso la tonalità di colore cambia a seconda delle condizioni meteo. L'artista consiglia di percorrere la passerella a piedi nudi per percepire al meglio i movimenti dell'acqua. L'opera è costata circa 15 milioni di euro e l'artista precisa che sono i proventi della vendita delle sue precedenti opere e specifica anche che nessun contributo ha chiesto a aziende private o statali. L'opera è davvero mastodontica, come potete vedere, e si prevedono un numero veramente grande di turisti e di visitatori, per cui è stato organizzato per l'evento una grande attenzione anche per quanto riguarda la sicurezza. E siamo a Sulzano, sul lago di Seo. Qui inizia l'installazione di Christou che collega Sulzano a Montisola. Qui vedete la cartina e poi c'è il collegamento che da Sulzano dà a Montisola. Una volta che siamo arrivati a Montisola possiamo prendere due collegamenti che convergono all'isolotto di San Paolo. Queste foto sono state possibili salendo sulla parte alta del paese, facendo dei ripidi pendii a piedi, ma ne valsa la pena alla fine, perché qui potete veramente notare i dettagli dei due collegamenti che vi ho detto, che convergono all'isolotta di San Paolo, che è veramente poi letteralmente circondata dall'installazione di Christou. E camminando potete godervi veramente appieno questo paesaggio. Queste immagini tremolanti sono dovute allo zoom portato al massimo per riprendere nel dettaglio uno dei due collegamenti all'isolotto di San Paolo, ma tra pochissimo mi avvicinerò fisicamente all'installazione per documentare il tutto nei minimi particolari. Guardate e notate come la lunghezza di questo collegamento è veramente mastodontico. Immagino la difficoltà nel posarlo in opera. Pensate che tutto questo materiale, questi blocchi di polietilene, sono comunque ancorati al fondale. Questi sono posti meravigliosi che a mio parere meritano di essere conosciuti e in ogni caso questo evento permetterà a persone di varia provenienza di avere questa opportunità e di apprezzare. Quest'opera ovviamente è frutto di mesi e mesi di lavori, di trasporto di materiali sul posto, la presenza di varie maestranze e in giro quando sono arrivato oggi ho raccolto la confidenza di qualche commerciante, ho parlato anzi con più di uno e ahimè ho potuto notare che comunque sono molto a disagio perché sono persone che non sono abituate a tanto movimento e insomma sperano che la manifestazione finisca più presto. In ogni caso dovranno conviverci fino al 3 luglio. Ecco, siamo andati al botteghino per fare il biglietto, costa 5 euro andata e ritorno da Montisola, Sulzano Montisola.
Adesso io sono andato direttamente in biglietteria, ma dal 18, quando sarà aperta l'installazione, vi conviene prenotare tutto online. Diciamo che è quasi un obbligo perché sarà impossibile avvicinarsi alle biglietterie. Il sito per prenotarlo lo vedete qui sul biglietto, non potete sbagliarvi, quindi affrettatevi se volete fare questa visita. Ho trovato subito posto sull'imbarcazione, comoda, e possiamo andare. L'ingresso all'installazione è gratis, ma a Sulzano dal 18 giugno non si potrà più accedere con mezzi privati. Questo perché, come ho detto prima, sono previsti tanti, ma tantissimi visitatori. Chi vuol fare il percorso sulla passerella dovrà servirsi di navetto traghetti per giungere sul posto. Ad esempio potete andare a Iseo prendere un traghetto per Montisola e da Montisola farvi tutto il percorso. Questi mezzi sono prenotabili anche online. Ovviamente oggi, 14 giugno, non ci sono ancora i blocchi, sono arrivato tranquillamente sul posto e ho anche trovato parcheggio facilmente. Come possiamo notare, il meteo in ogni caso ci è nemico, questa estate 2016 promette veramente male. E in questo video potrete vedere anche come si evolvono e come si faranno minacciose le nuvole. Tant'è vero che ho deciso di venire con l'automobile anziché con lo scooter. Passeggiando a Montisola percorro chilometri senza avvertire nessun disagio. Non sono stanco, è piacevole, rilassante, tranquillo, almeno in questo giorno. Incrocio vari locali, prendo il mio caffè, poi anche un gelato e infine un gustoso aperitivo. Cosa dirvi? Vi ripeto come prima, sentendo un po' i pareri dei commercianti del posto, eviterebbero tranquillamente questa situazione. Mi dispiace, ma è così. Come vedete, le nuvole si fanno sempre più minacciose e tra poco ritornerò a Sulzano per ritornare a Bergamo. Ritornerò naturalmente per camminare sulla passerella di Cristo, desidero camminare sulle acque del lago di Iseo, sentire le vibrazioni, le emozioni. Seguitemi sul mio canale perché nel prossimo video faremo la camminata di Cristo. Condividete questo video, così farete in modo che anche gli altri, altri vostri amici che magari non possono o non vogliono venire sul posto a vedere direttamente l'installazione, tramite la condivisione del mio video possano almeno rendersi conto di cosa si tratta veramente.